Andrea Damante, in arrivo la proposta di matrimonio in diretta TV per Giulia De Lellis, il gossip. Andrea Damante, in arrivo la proposta di matrimonio in diretta TV per Giulia? Il gossip impazza. Nel solco tracciato da Fedez, potrebbe intitolarsi così il gossip che sta rimbalzando nelle ultime ore, che vedrebbe Andrea Damante pronto a fare irruzione nella casa del grande fratello VIP per chiedere in sposa la sua dolce metà Giulia De Lellis. Il rapper milanese si sbizzarrì per la sua Chiara Ferragni nell'incantevole Arena di Verona in Mondovisione. Il DJ, guarda caso nato sotto gli auspici di Romeo e Giulietta, cioè nella bella Verona, la fidanzata lo descrive come poco romantico, ma il DNA cittadino non mente, potrebbe organizzare una sorpresa in diretta TV per la sua amatissima Giulietta, altra coincidenza astrale da non sottovalutare, e chiederle di fare il grande passo con lui. L'indiscrezione è stata riportata da Il Mattino TV. Andiamo a scoprire che cosa ci potrebbe attendere a breve. Giulia De Lellis e la proposta di matrimonio al GF VIP di Andrea Damante, l'indiscrezione. Le schiere di fan dei Damellis in queste ore sono in trepidante attesa, e se l'indiscrezione di una proposta di matrimonio di Andrea dovesse essere confermata, non è da escludere che l'urto emotivo potrebbe non farle reggere. Troppa emozione. Ma procediamo con ordine e capiamo quale sia la voce sul matrimonio. Nelle ultime ore, fa sapere Il Mattino TV, si sta diffondendo sul web la notizia che Damante starebbe organizzando una sortita nella casa del grande fratello VIP per chiedere a Giulia di sposarlo in diretta. Si vocifera addirittura che la proposta potrebbe già giungere stasera 6 ottobre durante la diretta del reality. Non è da escludere però che l'iniziativa, se confermata, potrebbe anche essere procrastinata alle prossime puntate. Giulia e Andrea sposi, perché non è un'utopia. Possibile che Damante e Giulia siano pronti a convolare a nozze? La risposta è sì. La coppia, durante i 17 mesi di legame, ha dimostrato un'incredibile forza e spessore. A parte i classici alti e bassi tipici di ogni rapporto sentimentale, i due giovanotti hanno costruito un legame molto solido, e pensare a delle nozze non è utopia. In più occasioni, inoltre, entrambi hanno parlato di questa prospettiva, affermando che un futuro comune è ben visto da ambo le parti. Sono forse troppo giovani? Se vale il detto l'amore non ha età, gli ostacoli verso l'altare paiono non esserci. Tutti pronti a festeggiare?